Perché se un porto vuole essere importante, prima di andare a pensare di fare un'isola in mezzo al mare, deve pensare a ottimizzare quelle che sono le attività ferroviarie in porto, prima fra tutte le manovre, che è stata l'attività che noi ci siamo messi, su cui ci siamo messi a lavorare fin da quando siamo arrivati. Non siamo andati a pensare di spendere soldi pubblici per andare a investire su un'isola in mezzo al mare, per farla diventare un hub di transhipment piuttosto che una Disneyland di fronte alla città di Venezia. Siamo andati a pensare che c'era bisogno di ottimizzare quelli che erano gli elementi fondamentali di forza del nostro porto e la manovra ferroviaria, da questo punto di vista, era uno di quegli elementi basilari. Quando abbiamo fatto vedere i dati dei primi 3 mesi della movimentazione ferroviaria del porto, insomma, diciamo, abbiamo visto degli occhi brillare. Io penso che non ci sia nessun porto, ma vorrei dire anche nessun interporto, che presenta dei numeri dal punto di vista della movimentazione ferroviaria come quelli che abbiamo presentato noi nei primi 3 mesi del 2016. Noi l'anno scorso abbiamo fatto circa 5.600 treni, 5.000 intermodali e 600 invece di tipo convenzionale. Prima di noi c'è solo La Spezia che ha fatto 7.000 treni, Genova è già dietro a Trieste. La Spezia appunto ha fatto 7.000 treni. Noi quest'anno, se viaggiamo con questi numeri, probabilmente supereremo anche i treni di La Spezia. Quindi quest'anno stiamo puntando a diventare il primo porto, il leader dal punto di vista ferroviario. La ferrovia è l'elemento strategico di questo porto ed è l'elemento strategico perché siamo bravi a farla. E quindi sarebbe stato stupido non proseguire su una linea, su una strategia dove siamo bravi, ma soprattutto abbiamo i nostri competitor che non sono bravi come noi.